di Torino, appunto, tu che stai lì a Torino, secondo te cosa ti aspetti in questa finale? Chi parte avvantaggiato tra Juventus e Real Madrid? Io sinceramente, il mio parere è che se in questo momento, se c'è una sola unica squadra che può fare che il Madrid non vinca la Champions, è la Juve, per come ha giocato tutta la stagione, perché anche se io non tifo Juve, i complimenti a Allegri e ai ragazzi Allegri si deve fare, perché dopo quella sconfitta che Allegri ha pensato nel 4-2-3-1 è stata una rivoluzione che alla fine ti ha portato ai ragazzi a vincere la doppietta, diciamo, Coppa e Scudetto, e l'ha portato anche a una finale di Champions. E non mi sembra che questa Juve sia la stessa Juve che ha perso contro il Barcellona. Mi sa che adesso hanno molta più esperienza, hanno dei giocatori fortissimi, secondo me Alves, anche perché lui è di Barcellona, e abbiamo sempre lo vogliamo bene a questi giocatori. Alves è stato quasi il miglior acquisto della Juventus, perché dà forza, dà esperienza, e Alves è un campione nato, lui vuole vincere sempre e come sia. Sono d'accordo. Senti Mar, noi dobbiamo andare nella ah no, non dobbiamo andare ancora in come dice Maxi, questa volta ci tocca ti fa per i govi. Eccolo là. Sì. Sai Mar, sì, dimmi. No, vai. No, in Spagna adesso ci sono i madridisti che dicono che quelli che tifano Barcellona devono tifare Real, perché è una squadra anche del suo paese. Ma io mi chiedo se veramente 2 anni fa c'era qualcun madridista che tifava Barcellona. Nessuno, tutti i juventini erano. Ma nessuno. Tutti i juventini erano. Senti, siccome arrivano delle domande dai nostri ascoltatori, e quindi Antonio Galletti subito da Bologna ti chiede se ti piace Valverde, perché a quanto sembra sarà lui il prossimo allenatore del Barça, anche perché oggi Alberto dell'Athletic Bilbao ha detto una cosa importante. L'Athletic Bilbao ha annunciato ufficialmente che Valverde va via dall'Athletic. Ti piace Valverde? Concorde con la giunta direttiva sulla scelta? Mi piace come allenatore, ma non so se mi piace come allenatore del Barcellona. Quello che dicevamo noi. Esatto. Mi piace in generale le sue idee, ma non so se sarebbe... Forse sì, forse... fa delle cose che non ci aspettiamo nessuno e sarà una sorpresa bellissima. Magari. Non so, forse magari sarà una sfida difficile per lui, ma anche io penso che lui ha tantissima esperienza e saprà gestire sia la panchina che dei giocatori importanti che ci sono nel Barcellona. Quella è la chiave di tutto, saper gestire lo spogliatoio. Indubbiamente. Che non è facile. Senti, velocissima, sei stata a vedere la finale di Coppa Italia qui a Roma tra Lazio e Juventus. Pensi che il divario tra le altre squadre della Juventus sia talmente incolmabile anche per i prossimi anni? Sì, perché io nella partita, anche la Lazio non è che ha fatto una bella stagione queste ultime giornate. C'è stato Keita Balde, che noi tifosi del Barcellona lo conosciamo bene, che è stato pazzesco, no? Adesso non so dire esattamente quanti gol ne ha fatto, e mi aspettavo una Lazio molto più aggressiva, molto più, che attaccasse di più, che faceva qualche cosa di più, e alla fine è stata una squadra, non direi morbida, ma la Juventus, come quasi sempre, è andata oltre e ha fatto quasi in tutti i momenti quello che voleva. Ha fatto 2 gol e ha gestito la partita tranquillamente. Sì, questo, i ragazzi di Allegri sono bravissimi a fare un paio di gol e dopo gestire la vittoria. E a questo punto, purtroppo, mi sembra che finché le squadre di Milano non si svegliano, questo sarà ancora un... La Juventus continuerà a essere la regina, perché sia il Napoli, che anche a me personalmente mi piace tantissimo come gioca, un attacco pazzesco, tanto Mertens è la gioia del mio fantacalcio, però sì,
anche perché per me conta come centrocampista, quindi una bomba. No, hanno il Napoli, hanno dei giocatori pazzeschi, anche la Roma, che purtroppo questo anno è andato un po' avanti indietro. Sono delle squadre che hanno dei bravissimi giocatori che giocano bene, ma alla fine gli manca qualcosa che non sappiamo dire cos'è. Le manca. Mara, no, ti dobbiamo fermare. Puoi rimanere con noi? Andiamo nella pausa? Sì, okay, assolutamente. Ok, andiamo nella pausa. Eccoci di nuovo, rientrare in diretta qui su Radio Barça Italia. Vi ricordo che questa è l'unica trasmissione in lingua italiana che parla del Football Club Barcellona, prodotta, curata e condotta dalla Peña Blaugrana di Roma, il fan club ufficiale del Barça per Roma e Centro Sud Italia. Allora, abbiamo ancora in collegamento con noi la giornalista sportiva corrispondente del diario Sport in Italia, Mar Bianchi. E a Mar volevo chiedere una cosa così di colore: come si vive in Italia, in particolare a Torino, Mar? Io mi trovo molto bene, anche se io sono di Malaga e Torino è assolutamente diversa a Malaga. Pensate voi, Malaga al sud con la spiaggia, qua a Torino con le Alpi e i fiumi. Però mi trovo bene, siete fantastici voi italiani. Vabbè, dai, anche perché tu qualche origine italiana ce l'hai, quindi. E si chiama Bianchi di cognome. Sì. Non stai proprio in terra straniera. Non sei proprio in terra straniera, insomma, ecco. No, tra Italia e Argentina c'è qualcosina lì. Beh, insomma. C'è la terra dei tuoi antenati anche. Sì. Esattamente. Senti, intanto ti mando i saluti da parte di un paio di presidenti delle pegne italiane, sia Alessandro Esposito da Bergamo che Vittorio Pecone da Torino, che hai avuto il piacere di conoscerli. Sì. Ti mandano i suoi propri saluti. Persone, sì. E l'ultimo, anche io un bacio. L'ultima cosa che ti volevo chiedere riguardava un po' quello che sarà un po' la prossima stagione per il Barça. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare un'altra possibile grande stagione, oppure finché non arriverà, diciamo, Xavi Hernandez su quella panchina dovremmo un po' tribolare? Magari arrivasse Xavi il più presto possibile, non so, forse le cose adesso più importanti sarà rinforzare sia la difesa che il centrocampo. Esatto. Anche se non so perché, oggi è uscita la notizia di che forse Iniesta finiva la Juventus, che non mi sembra, ma dopo quello che è successo con Dani Alves, che la dirigenza l'ha lasciato andare così gratis, io non mi stupirei mai di quello che si fa, però no, assolutamente la cosa più importante è rinforzare questi posti, che Valverde, che sicuramente sarà il prossimo allenatore del Barcellona, sia consapevole che
Barcellona è una squadra vincente, con una mentalità di cominciare la stagione con la possibilità di vincere sia Liga, Coppa e Champions League, e così cominciare a lavorare. Bene, bene, bene. Stefano, possiamo ringraziare Mar. Assolutamente allora. Sì, grazie Mar. Grazie di essere stata con noi, speriamo insomma di risentirci presto, perché è sempre un piacere e fa piacere ai nostri ascoltatori, visto poi i messaggi che ci arrivano sia su WhatsApp che sui social, quindi è un piacere averti in linea ogni volta. Grazie a voi ragazzi, va bene Mar, grazie Mar. Salve, ciao, e ciao. Ci sentiamo la prossima. Vi scalvate, sì. ciao. Allora tocchiamo questo tema, allenatore Maxi, tocchiamolo, dai. Però prima piccola parentesi, dai. Monaco ha vinto il campionato di Francia, perché mancava appunto solamente la Liga, l'avevano conquistato da poco, invece il campionato in Francia il Monaco l'aveva conquistato, e il resto l'abbiamo stata facendo nominate le squadre vincitrici, che sono il Bayern Monaco in Germania, Juventus in Italia, l'abbiamo nominata oggi, e il Chelsea di Conte in Inghilterra. In Inghilterra è il Paris Saint-Germain sempre eterno secondo. Aveva aperto un ciclo. Senti, dobbiamo parlare dell'allenatore, ma io ti chiedo, Antonio Galletti ti chiede, caro Stefano Rizzo, due nomi per rinforzare il Barça l'anno prossimo. Lui dice Bellerin e Thiago Alcantara. Alcantara. Non credo che ce lo dà il Bayern Monaco. Appunto, lui diceva: siccome rimarrà al Bayern Monaco, punterei tutto tra Pjanic e Verratti. Ma Pjanic non te lo danno, esattamente. Certo. Verratti potrebbe. Il calcio su Bellerin? Bellerin, abbiamo detto più volte, è un giocatore che potrebbe essere da Barça. Poi, comunque, ha già giocato nella cantera del Barcellona. Sta facendo bene. Esatto. Allora, parliamo dell'allenatore, Stefano. Sì, allenatore ormai in dirittura d'arrivo, sembrerebbe, però nel calciomercato finché non c'è l'ufficialità nulla è detto, sembrerebbe un po', gli indizi portano a Valverde, che ha scavalcato, diciamo, in questo rush finale Unsue e Koeman, erano questi tre nomi gettonati. Valverde non convince un po' nessuno, nel senso che non è un allenatore che arriva con un palmarès glorioso. Esattamente, però quello non vuol dire niente. No, quello non vuol dire, perché appunto neanche Rijkaard, quando è arrivato, aveva vinto chissà cosa in panchina, oppure lo stesso Guardiola, lo stesso Luis Enrique. Nessuno aveva vinto nulla, però no. Erano stati i giocatori più importanti rispetto a Valverde, che ricordiamolo ha militato dall'88 al 90 nel Barcellona come attaccante, ha fatto anche i suoi gol, attaccante esterno. Io non lo ricordo attaccante. benissimo in campo, perché all'epoca venivano queste immagini, abbiamo detto più volte, poche immagini venivano, e di quegli anni io mi ricordo Lineker in attacco, Salinas, Valverde non tira, anche perché era un panchinaro, diciamo, anche nelle finali che vedevamo sulla Rai, no? Esattamente. Non c'era lui contro la Sampdoria, assolutamente no. Ma Stefano, no, già la finale non c'era, cioè 92 non c'era, no, 89 dico, quella 89 Coppa della Coppa, quella c'era. Era, però io non lo ricordo in campo adesso. Neanche quella che poi perse purtroppo il Barça contro il Manchester United. Quella 92, però no, lì già non c'era. Quella 92 No, era il 90 se non mi sbaglio. O il 91. 91, era 91, 91 già non c'era. No, lui c'era dall'88 al 90. Ma Stefano, quello c'entra poco, perché se no, se guardiamo il calciatore più grande degli ultimi anni, che Pelé e Maradona dovrebbero essere due super allenatori, ci vuole un mix. Però ecco, per esempio, la cosa fondamentale secondo me è la gestione di un gruppo e la mentalità vincente, la forza di saper vincere, di voler vincere tutte le partite. E chi è abituato a allenare le piccole non ha questa forza, chi è abituato a allenare le piccole, faccio un esempio, gli allenatori italiani che conosciamo, da Serse Cosmi a Nedo Sonetti, per dire, questi allenatori erano abituati a prendersi il punto con l'unghia e con i denti, scendevano in campo per il punto. Allora, anche quando tu alleni Atletico Bilbao, non scendi in campo sempre per vincere, dopo un po' ti abitui a questo. E questo, secondo me, il limite più grande potrebbe essere questo, che non hai questa voglia, questa costanza nel vincere a tutti i costi tutte le partite, cosa che invece Zidane ha accumulato non come allenatore ma come giocatore, perché è abituato sempre a vincere. È come c'aveva Guardiola nel Barcellona, c'aveva Luis Enrique nel Barcellona, e come c'aveva Rijkaard nel Milan di Sacchi. Invece Valverde ce l'ha questa mentalità di saper leggere tutte le partite per vincerle.
Vediamo, vediamo. Tempo al tempo. Allora, tempo al tempo, però io mi auguro di sì, e se dobbiamo... vieni sulla macchina.